l'attualità. Lo dice Brescia 7. Con voi c'è Donatella. E in questo spazio non sono da sola perché abbiamo invitato il signor Luciano Parzani ad intervenire qui questa mattina. Adesso vi faremo capire il perché. Luciano, grazie per essere con noi questa mattina. Grazie a voi per avermi chiamato, naturalmente per la presenza di cui mi permettete di avere con voi. Con certo, radio. Certo, assolutamente è un nostro dovere far conoscere cose belle come il suo libro. E proprio in occasione della festa del libro noi l'abbiamo chiamata oggi, 23 di maggio, lo ricordiamo, è il giorno della festa del libro, è la giornata mondiale del libro e quindi abbiamo voluto anche noi festeggiare questa giornata chiamando uno scrittore esordiente, perché lei è al suo primo libro, vero? Esatto, il mio libro d'esordio. Ho deciso di scrivere un fantasy legato alla realtà, cioè non stando proprio nel tema fantasy totale. Certo. Il libro si intitola L'Enunciazione, è pubblicato dalla casa editrice Il Filo del gruppo Albatros. Lei è bresciano, anzi lei è di Cologne, di professione, se non sbaglio, è designer e progettista, vero? Sì, esatto. Designer e progettista. Come mai a un certo punto della sua vita le è venuta voglia di scrivere e di pubblicare un libro? Non deve essere un'impresa facile. Più che altro ci vuole il tempo e c'è un po' la storia. Diciamo che a un certo punto, a forza di leggere libri, ho tentato questa impresa, questa avventura, e alla sera, tra un momento di il taglio di tempo libero e l'ispirazione, mi sono dedicato a questa aspettativa. Oltretutto le mie figlie insistevano sempre, continuavano a raccontami qualche storia, alla fine ho detto la metto sul libro, così almeno la più grande mi va alle medie e la legge. Allora lei prima raccontava la storia alle figlie e in base alle reazioni delle figlie, se non sbaglio, poi lei scriveva, giusto? Più o meno questo è andata così, qualcosa è andata così, qualcosa differente, però non indicativamente direi quella. Come si chiamano le sue due figlie? La più grande si chiama Ariane, ha 12 anni, la più piccola Aurora, ne ha 7. E diciamo semplicemente che a livello di storia è una storia per giovani adulti, nel senso che era proprio in ballo in Maya e quindi conoscere un attimino diciamo la storia reale del Maya. Quindi lei parte da una sua passione, quindi ha conoscenze relative a questa popolazione e da lì ha costruito poi il romanzo. Esatto, c'è un reperto storico vero che risiede in un museo del Centro America. Ho realizzato diciamo tutta la storia e grazie a questa enunciazione che un interprete del libro esegue, a un certo punto è possibile la realizzazione diciamo, della storia, del racconto del libro. Ecco, lei ha detto che è un fantasy, ci può brevemente, il clima l'abbiamo già capito, quindi Maya, però è ambientato ai giorni nostri, giusto? È ambientato ai giorni nostri, è un ragazzo, l'ho chiamato Giulio Cesare, che è di 14 anni, un adolescente, perché mi serviva questa fascia di età per diciamo gli impulsi, ma può avere durante le sue azioni e grazie a un computer si trova catapultato in questa dimensione parallela, chiamiamola parallela, quindi nel libro si vedrà esattamente di cosa si tratta e questa enunciazione l'ha fatta un ragazzo diciamo dell'altro posto e lui si innamorerà della sorella di questo ragazzo che si chiama Eliana e dovrà correre questo. Nel libro non c'è la fase di innamoramento che all'età, diciamo, adesso adolescenti capita spesso. Beh, cioè, fortunatamente. Sì, infatti, molto bello. E si troverà, diciamo, proprio a dover cercare di salvare questa ragazza e per questo ho detto, un ragazzo di 14 anni, ma reagisce un po' d'impulso rispetto a una persona adulta che si muove un po' più ragionando. Certo. E cercherà di salvarla grazie anche all'aiuto del suo fratello, anche perché ci sono dei... Insomma c'è sempre una donzella da salvare anche nel futuro. Una donzella da salvare, c'è sempre il male che circonda, contro il quale bisogna
diciamo con cioè gli ingredienti sono maniera. Quelli classici, mi sembra di capire, no? Classici, cioè, e uh-huh. diciamo che esatto, il libro, sì, con alcuni particolari fantasiosi, pensavo, e il libro di per sé, la storia, l'avventura, finisce al capitolo 11, mentre nell'ultimo capitolo, il 12esimo, sono riuscito sempre a legare la storia con alcuni miei dubbi, diciamo, sul mondo, più che altro sul perché, spiego una mia spiegazione fantasiosa del perché l'uomo esiste sulla Terra e dell'evoluzione. Vabbè, cioè, l'evoluzione è una cosa un po' più seria, diciamo, esprimo un mio dubbio e mi piace condividerlo con il lettore, con chi certo. legge il libro. Beh, è un tema non da poco, eh? È un tema non da poco, è la domanda delle domande. Luciano, come si fa per entrare in possesso di questo romanzo, che lo ricordiamo, è un romanzo che lei ha pubblicato da poco ed è il suo primo, vero? Esatto, siamo disponibili da maggio, proprio da questo mese, e purtroppo, come la maggior parte direi degli autori esordienti, è necessario richiederlo, perché in libreria può darsi che alcuni ci siano. E in altre no. Beh, la solita storia. E giustamente la libreria dice che prende i libri degli autori già fermati. Lasciano certo. un 5%, diciamo, per gli autori esordienti, però su tutto il territorio nazionale, quindi è necessario ordinarlo, se va sicuro c'è la certezza di averlo, come già. Bene, allora Luciano Parzani, L'Enunciazione, sì. pubblicato dalla casa editrice Il Filo del gruppo Albatros. E bisogna richiederlo alla casa editrice? Può richiedere o alla casa editrice o in qualsiasi libreria sul territorio nazionale. Benissimo, L'Enunciazione, ricordiamo, L'Enunciazione è il titolo di questo libro, l'argomento è veramente intrigante, no? Questo adolescente che grazie alla sua attività sul computer entra in contatto con mondi diversi, mondi paralleli. E senza volerlo viene catapultato lì. Ma che bello, credo che sia un desiderio un po' di tutti, no? Quello di vivere esperienze di questo tipo, essere catapultati in un mondo parallelo. Il suo problema sarà che la ragazza di cui si innamora poi si trova in quel mondo parallelo e non può raggiungerlo. È un po' come la storia di Avatar, no? No? Mi sbaglio? No, ho sbagliato. Là vanno proprio là. Sì. Non può andare. Il passaggio non è diciamo disponibile, non sanno gestirlo, agisce in modo grazie a questa enunciazione, però non hanno scoperto ancora il meccanismo che libera il passaggio. Certo, quindi la porta d'accesso, c'è una porta d'accesso, giusto? Mi sembra di capire. Sì, certo. Però non sveliamo troppo Luciano, eh? L'Enunciazione, Luciano Parzani, già mi incuriosisce questo libro, lo ricordo, pubblicato dalla casa editrice Il Filo del gruppo Albatros. Grazie a Luciano Parzani, che per il momento abbiamo sentito soltanto al telefono, e chissà, magari se prossimamente avrà voglia può venire a trovarci qui nei nostri studi. Grazie per la sua disponibilità e buona giornata. Grazie, buona giornata. Lo dice Brescia 7.